Siamo tutti pronti, sì. Buonasera, grazie di essere venuti e di rimanere ancora un po' per conversare con Piero Messina, che qui ringrazio per essere venuto, per essere il nostro ospite di questo format Visioni d'autore, e soprattutto lo ringraziamo per l'elegante, raffinato, intenso e commovente film che ha realizzato. Grazie, non sono capace di versare acqua. E anche perché noi dico io adesso personalmente, ma anche i sodali Alberto Valentino, siamo ammiratori, estimatori del tuo cinema, soprattutto anche avevamo molto ammirato il primo film L'Attesa, e abbiamo aspettato anche questo film che arrivasse dopo tanti anni, il secondo, e quindi siamo contenti che l'abbiano potuto vedere, che tu sia qui, e anche perché è un film toccante, anche se la forma questa forma del racconto è inquietante, ma il racconto è ingegnoso e quindi è elaborato, ma un'eleganza straordinaria come era il precedente, e secondo me è, se posso dirlo, è un dittico sul lutto, sull'elaborazione del lutto. Il dittico significa il primo film è questo. Io avevo letto precedentemente che tu avevi anche ti eri anche ispirato a Pirandello nel primo film, sì. Soprattutto ad alcuni racconti, a parte la vita che ti diedi, ma in alcuni racconti di Novelle per un anno Pirandello ha parlato a lui, racconta di questa, soprattutto nella Casa in attesa, se sì, non sbaglio. Sì, la Camera in attesa. Sì. E anche sui professionisti della morte, quelli... Quello non ricordo, la Camera in attesa... La Casa in attesa è quel ragazzo libio, sì, che non arriverà più, che sì, però... durante la guerra, che è un soldato che non torna a casa, sì. Va bene, insomma, a parte questo, dicevo, ecco, questo libro... Perché, e questo ti voglio chiedere, se ha un senso quello che sto dicendo, cioè questo dittico sul lutto colpisce vivamente per un motivo molto semplice, secondo me, ma anche profondo e semplice al tempo stesso, cioè il fatto che nella nostra società moderna, postmoderna, come la vogliamo chiamare, è interdetto il lutto. È interdetto il lutto, quindi collettivamente, cioè, è più dolorosa, è più lunga, è più complicata, è più difficile e doloroso l'elaborazione del lutto, nella singola, anche perché sono cessate di fatto le rappresentazioni collettive della morte. Non so se è fuorviante questa mia affermazione, oppure, ecco, io volevo sapere come eri arrivato, anche considerando il primo film, a questo tipo di congegno narrativo. Ok, allora, intanto grazie. Intanto, sì, è un dittico, anzi è un trittico, nel senso che sto scrivendo il mio prossimo film, in realtà due film sto scrivendo, però un film, diciamo, che sto scrivendo adesso, che in realtà voleva essere una commedia questa volta, e mi sono reso conto che mi trovo di nuovo a parlare, no, il film è diverso nel tono, però il punto di partenza è sempre quello, è sempre una separazione lacerante, uno strappo di un legame dal quale in questo caso poi si sviluppa una storia molto diversa, ma il punto di partenza è di nuovo la separazione, il distacco. A questa domanda ho risposto in questi giorni molte volte, perché è sorprendente, mi sto anch'io rendendo conto di come, anche senza volerlo, mi sono trovato due volte, adesso forse tre volte, a girare attorno a un tema. Non è mai un punto di partenza nella mia scrittura, io non inizio mai a scrivere qualcosa partendo da un tema o partendo da un'intenzione, solitamente parto da delle immagini che trovo essere per me in qualche modo misteriosamente significative, cioè io so che quell'immagine che inizia a ritornarmi alla mente, in questo caso di questo film è l'ultima immagine, questi due corpi che si svegliano e si riconoscono in questa luce del mattino, era l'immagine che per molto tempo
mi si è presentata e ho detto devo scrivere, devo cercare di arrivare scrivendo questa immagine per capire il perché. E quindi parto sempre da qualcosa di molto istintivo che però riconosco essere per me almeno importante esplorare. E la risposta che mi sono dato rispetto invece alla tua domanda del lutto, faccio una premessa: quando do risposte non è certo che dica la verità, nel senso che sono le mie risposte, quello che io mi dico, ma il processo per me creativo è più, cioè meno irrazionale e più interessante, e più cresco più mi sto rendendo conto che mi affascina cercare di scrivere, di girare o di suonare sempre cercando di non pensarci più di tanto. In questo caso la risposta che posso darvi è che per me è vera, è il fatto che in realtà a me non interessa il lutto in sé. Poi se vuoi parliamo anche di qual è la mia fascinazione sulle rappresentazioni della morte, che è una cosa che mi ha sempre affascinato da siciliano, ma dal punto di vista di questo film, del primo film e forse del terzo, è semplicemente questo: che io intanto come persona prima che come narratore mi sono reso conto che rivivo in maniera molto più intensa ciò che ho vissuto nel momento del distacco, cioè nel senso nel momento in cui perdo qualcosa si crea in me un vuoto e paradossalmente in quell'assenza io rivivo in maniera più presente ciò che ho vissuto, cioè è come se quando vivo una cosa, siccome è implicita, siccome no, la sto vivendo, la vivo ma non riesco a definirla, è un qualcosa che fa parte della mia vita. Invece quando la perdo è come se ritorno, mi si ripresenta nella memoria, nei ricordi, in maniera molto più intensa, in maniera molto più dolorosa nel caso di un distacco, ma anche in maniera più definita. E quindi da narratore io capisco che per me raccontare una storia a ridosso di un distacco è forse il momento più fertile per poter parlare d'amore, per poter parlare dei legami, perché è il momento in cui io quei legami che ho vissuto e che non ho visto finalmente li vedo per quelli che sono stati, e quindi per me è più facile vederli e quindi di conseguenza anche più facile raccontarli. Quindi forse in realtà è solo questo il motivo per cui io parto sempre da un lutto, parto sempre da una separazione, perché poi però a me interessa solamente raccontare il legame, cioè a me interessa raccontare il legame tra le persone, quello che noi chiamiamo amore, ognuno lo declinerà in maniera diversa questo termine, però il bisogno di essere connessi agli altri, io a me ossessiona questo e voglio raccontare questo. Utilizzo lo strappo perché in quel momento per me è più facile parlare di ciò che è stato. E quindi forse è un modo per me più facile per parlare del... Non riuscire a scrivere una storia d'amore in un momento in cui questa cosa sta nascendo. Riesco a farlo nel momento in cui, con quella patina di nostalgia, con quella... però questo è un... Rispetto invece alla morte e alla rappresentazione della morte è una cosa che mi affascina da sempre, da spettatore, da lettore... però non mi ispira mai, ecco, quando io ho scritto anche L'attesa, che se vuoi il film è un film più luttuoso di questo, un film più che gira veramente molto più attorno alla morte, non ho mai pensato alla morte, però c'è una definizione di uno scrittore che amo molto, che si chiama Gesualdo Bufalino, che per me è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, e che dice una cosa di noi siciliani molto bella. Lui dice che è strano come un popolo che ha vissuto, si è sviluppato nella terra più assolata, dove c'è sempre un sole così abbagliante, sia lo stesso popolo che invece ha sviluppato o è stato più ossessionato dalla morte, dal bisogno di rappresentare la morte in ogni sua manifestazione. La risposta che si dava a lui la trovo molto calzante, perché lui diceva forse il motivo è che per una persona che vive... Lui c'è nel nord Europa, che quindi convive con la nebbia, convive con questi paesaggi, con questa luce crepuscolare, la morte è qualcosa di più accettabile, mentre per chi vive nel sole, che più vive nella luce, la morte non può che essere uno scandalo. E per questo motivo il bisogno di trasfigurarla, di esorcizzarla, di raccontarla costantemente. E questo io da siciliano e da lettore lo trovo molto, molto vero, sì. Ti volevo dire una cosa,
che mi colpisce nel film, ma anche nel precedente, ma qui in maniera particolare, io devo dire, ho amato emotivamente più questo film che il precedente. Sì, sì, anch'io. L'ho ammirato il primo, questo l'ho vissuto più emotivamente, più intensamente. È vero che l'assenza scava la presenza nei tuoi film, l'assenza scava la presenza in questo senso, nel film tutto è presente, anche l'assenza, quindi è scavata da una particolare sensualità, secondo me, nella cura che hai dell'inquadratura, cioè per esempio un'inquadratura in cui proprio si risalta questo che il cinema permette in un certo senso, perché è così il cinema, presentifica la caducità delle cose, dei rapporti, delle relazioni. C'è una sequenza bellissima, secondo me, quando lui, il locatario, i due si trovano nella stanza, lei ha un ematoma sul braccio e lui si preoccupa di dire che è successo, e la guarda, e poi a un certo punto la stringe il suo corpo, e quella è un'immagine commovente, secondo me. Quell'inquadratura è veramente commovente, perché lì è proprio il desiderio non solo di riparare ciò che il tempo guasta, ciò che le cose guastano, ma anche di trattenere, no? Quindi di fissare l'istante e di scongiurare l'assenza, no? la scomparsa, ed è quella veramente un'inquadratura. Io penso, allora, non so se cioè questa cura che hai dell'inquadratura è così carica intenzionalmente di sensualità, di struggente sensualità, non lo so. No, non so se la cura dell'immagine, ho scoperto col tempo che è deleteria, più la curi più la rovini l'immagine, e quindi cerco di non curarla più, cerco di arrivare sempre in ritardo rispetto all'immagine. Poi se voi ne parliamo, se interessa, è una cosa anche che ha a che fare molto col mio lavoro, e forse quindi è meno interessante per il pubblico, però quello che hai detto secondo me sintetizza benissimo quello che ho provato a dire in maniera più teorica rispetto a prima, quando prima parlavo di un sentimento, dicevo quando qualcosa non è più con me mi ritorno in maniera più presente, più intensa. Ecco, esattamente, se dovessi dire in che modo, quell'immagine di cui parli è esattamente quello che io sento, cioè quel desiderio di riaverla con me, riadorarla, riesserci insieme. È qualcosa che, se vuoi, lo vivo nel modo in cui lo vive il personaggio in quell'immagine, e lo vive il personaggio quando l'abbraccia durante quella scena di ballo, che la stringe a sé nonostante non è più lei, ma forse il corpo. Cioè, e quindi sì, quello iato, quella tensione, è esattamente il sentimento che io ho rispetto a ciò che ho perso, e sono contento che lo dici, perché vuol dire che quindi di ricaduta in qualche modo c'è anche in ciò che faccio, quindi passa. Questa è una cosa molto bella, che sono contento di aver sentito questa cosa, perché vuol dire che al di là di queste cose nel film c'è qualcosa che ero io prima, quando lo scrivevo, lo immaginavo. Rispetto all'immagine, no, invece alla cura dell'immagine, per esempio, secondo me il limite, uno dei limiti dell'attesa rispetto a questo, sì, c'è un'eccessiva, più che eleganza, cura, razionalizzazione, c'è una preoccupazione eccessiva all'immagine che vi portava a arrivarci più freddo. E adesso io, sempre andando sempre più avanti con questo lavoro, mi rendo conto che le cose più felici che ho fatto sono sempre frutto di un approccio libero, istintivo e vero rispetto alla scena. Cioè, se io vado sul set sapendo l'immagine che devo fare, solitamente è meno interessante di un'immagine che trovo sul set nel momento in cui io e i miei attori siamo in un'emozione, non so come dire, perché è frutto di un'emozione, non è frutto di un pensiero, frutto di una cosa che ho immaginato. Quindi io penso che il modo più bello di trovare le soluzioni sia farlo nel momento più giusto, che è quello della performance, quello in cui tutto è acceso, cioè le emozioni esistono, io sono emozionato, gli attori sono emozionati, e lì è il momento in cui devo dire dove deve stare la macchina da presa. Se lo faccio a casa mia nella stanza immaginandolo, lo faccio in maniera più razionale, fredda, e quindi quelle emozioni arrivano meno.
per esempio un'altra inquadratura bellissima secondo me, che proprio è questa intensità che scava il film, e almeno ne parlo a livello emotivo, anche razionale, ma trasferisco nella ragione il momento emotivo, è stato quando è la sequenza in cui il padre, che ha rifiutato il rapporto col locatario, rifiuta questa soluzione dell'elaborazione del lutto, di incaricare qualcuno per far sopravvivere l'assente, cioè a un certo punto è stato sempre zitto durante la scena è un momento bellissimo, secondo me emotivamente, c'è questa convivialità quasi che, no, con sprezzatura, con naturalezza avviene, poi a un certo punto lui nel salutarsi, nel salutare, c'è un momento di lacrime, una lacrima, e lei lo abbraccia e andrà tutto bene. Cioè è un momento veramente splendido questo, di grande intensità emotiva, proprio perché è quello che dicevamo prima, cioè è quel trattenere, quel cercare di trasferire nell'istante qualche cosa che non c'è prima, non c'è dopo probabilmente. Quindi è veramente misterioso, questa emozione arriva, almeno io non sono tanto emotivo, però in questo caso devo dire che questo film mi ha colpito emotivamente molto forte. Una cosa invece di cui sono molto curioso, e spero e credo che possa interpretare anche, no, non interpreto nessuno, di cui io sono curioso, è il fatto che in tutti i tuoi film tu hai ricorso a questi, tra l'altro questi tre questi interpreti sono straordinari, è un cast molto bello, molto bravi tutti e tre, non ce n'è uno che sta fuori parte, tu ricorri a attori non italiani in senso stretto, no? Sì, sì. Tra virgolette italiani, sì. Hai usato la francese per due francesi. Due francesi in un film, secondo film è pure l'inglese, lui è ispanico, è un bravo attore, un bravissimo attore, collaudatissimi, sì. Entrambi, tutti quanti, tutti e tre, ampi premiati, per tutto. Ecco, questo rapporto che hai con la scelta di questo cast particolare, questo famosi anche tra l'altro, no? Famosi sì, sì. Nel giro del cinema d'essere, del cinema noto, conosciuto, insomma, ecco. Com'è anche penso che intanto certamente tutto nasce da un approccio che ho anche col mio produttore, dove abbiamo noi, quando io scrivo qualcosa e poi ne parliamo, ci chiudiamo in una stanza segretamente, facciamo queste riunioni dove non esiste il pudore, e questo l'apprezzo da parte del mio produttore, cioè dove diciamo cose senza nessun tipo di pudore. Cioè, il mio primo film, io ero un esordiente, avevo fatto dei cortometraggi, ma era un primo film, e quando Nicola mi ha chiesto ma tu questo film con chi vuoi farlo, ho detto Juliette Binoche, e la cosa bella è che avevo davanti un produttore che non è che diceva cioè mi inibiva, era peggio di me, cioè diceva allora Meryl Streep, cioè capito, era questo il tono delle discussioni, e questo però è un qualcosa che poi ci porta a immaginare un progetto sempre in ciò che per me è ideale. Quando dico ideale è l'attore o l'attrice più giusta in generale, senza prima porsi il problema come la contattiamo, questo film è un po' troppo piccolo. E questo lo trovo molto bello. Poi rispetto all'attesa siamo riusciti ad avere un contatto della Binoche, l'abbiamo mandato all'email in maniera quasi goliardica, andiamolo, però poi cerchiamo un'attrice davvero. E invece in quel caso Giulietta ha letto il film, mi ha incontrato a Parigi e ha deciso di fare il film, quindi è stato una cosa. E devo dire che però girando il mio esordio in francese, che è una lingua che io non parlavo e non parlo neanche adesso, forse questa cosa però ha sbloccato dentro di me dei meccanismi, nel senso che mi sono trovato a esordire con un premio Oscar che parlava il francese, ho tradotto il mio film in francese e non capivo quello che dicevano sul set, cioè sapevo quello che dicevano perché l'avevo scritto, però non capivo. E mi sono reso conto che però il mio lavoro, siccome con gli attori non passa, a me non piace dirigere gli attori facendo discorsi o dicendo cose razionali o facendo
la psicanalisi o del personaggio. A me mi interessa molto più dirigere o costruire la scena più su delle indicazioni ritmiche. È tutto molto musicale il modo in cui, e quindi mi sono reso conto già con Juliette, parlando male l'inglese, che riuscivo perfettamente a fare quello che volevo, che non mi interessava la lingua, e forse questa cosa qua è stata una sorta di imprinting in me che ha portato a dire ok, io il modo in cui vedo la scena non mi interessa la lingua, e quindi posso tranquillamente girare anche in una lingua che non è mia, e mi ha un po' tolto quel problema di dover... In questo caso invece, in questo film, avevo immaginato un mondo, volevo costruire questo mondo non riconoscibile, cioè volevo che il pubblico non riconoscesse, che so, Parigi, Berlino, Roma, cioè è una sorta di dimensione fiabesca in cui esiste questo mondo, e quindi la cosa iniziale era farlo in inglese, perché è una lingua più neutrale, cioè nel senso, se gli attori parlassero in italiano, per quanto abbiamo costruito un mondo astratto, stilizzato, comunque sei in Italia, nel senso, mentre l'inglese è una lingua, non so, se sei in America, se sei in Inghilterra, è una convenzione. Poi in quel caso Gael García Bernal per me era l'attore perfetto per fare questo film, volevo lavorare con lui, l'abbiamo contattato, ha deciso di farlo, e quindi c'erano più dubbi. Il racconto è nato adesso prendiamo il genere, no? Sembra appartiene certamente al genere della fantascienza, è nato proprio, l'hai proprio pensato questo, sì. Immerso già nel genere questo racconto? In realtà quando ho fatto l'attesa, eravamo a Venezia a presentare il film con il mio produttore, e mi ricordo proprio la proiezione. Subito dopo la prima proiezione del film sono uscito e ho detto a Nicola: voglio fare un film di genere, cioè nel senso, voglio provare a vedere se sul secondo posso fare un film altrettanto personale, altrettanto libero, però voglio vedere se riesco a farlo dentro un genere, vedere dove posso spingermi senza perdermi, cioè quanto posso spingermi nel genere, però rimanendo... non fedele, rimanendo immerso nel mio immaginario. E quindi questo è stato un esperimento. Ho proprio letto un soggetto che avevano scritto i ragazzi che poi hanno collaborato con me alla sceneggiatura, molto diverso, che era un film di genere puro, dove si parlava di rivoluzionari, una cosa più alla Spielberg, però era molto bello, però non mi interessava fare quello. Però nel loro soggetto c'era questa idea di poter trasferire la memoria dei morti in dei corpi ospiti. E io mi sono detto: quanto sarebbe bello prendere questa idea e invece di calarla in un film di fantascienza con le battaglie, inserirla in una storia d'amore. Cioè partire da questa scissione della fantascienza e poi però esplorare, grazie a questa scissione, la domanda, se vuoi banalizzata, di cosa amiamo quando amiamo qualcuno, a cosa ci leghiamo. A ciò che è astratto, come le parole, i ricordi, ciò che pensiamo di sapere dell'altro, oppure che a me è quello che interessava molto di più, alla dimensione corporea. Quando parlo di corpo parlo di essere insieme in una stanza, cioè tutto quello che, cioè, oltre a essere pensanti siamo essere senzienti, no? A tutto quello che i sensi nei giorni e misteriosamente si trasmettono senza che noi lo sappiamo. E quella dimensione è la dimensione più profonda dell'amore, del legarsi. Lo dicevo anche l'altro giorno che ho fatto un altro incontro, è una cosa che ho appreso quando sono diventato padre, no? Nel fatto di avere un rapporto di amore folle con i miei figli, senza che questa cosa passi per nulla in tutta quella dimensione astratta, fatta di parole, di concetti, ma è tutto fatto di profumi, di stare insieme. E quella cosa lì, io l'ho detto, quella cosa lì per me è la dimensione più spirituale dell'amarsi. E quindi chiaramente questo poterlo scindere, separare ed esplorare partendo da questa cosa, per me era un viaggio bellissimo da fare. E quindi ho usato la fantascienza in realtà per poi arrivare a quello che volevo, non dico dire, ma sì, esplorare in qualche modo. Poi devo dire che non so fino a che punto sono riuscito a farlo nel modo più armonico possibile, perché questo è un film che, sono dal punto di vista del genere, ed è stato molto difficile costruirlo
tre film insieme, no? Perché c'è la parte del melò, la storia d'amore, che è quello che a me interessava raccontare, però c'è poi tutta una parte di fantascienza, soprattutto la prima parte dove si spiegano le regole, è più una parte che un po' fa un po' un flirt con il thriller, che noi costruiamo tutte delle semine, adesso non voglio essere tecnico troppo, che poi però le raccogliamo quando tu scopri che anche lui è un locatore. Quel ribaltamento è tutto costruito durante il film. Quindi diciamo sono tre film di genere insieme, e la mia il mio lavoro ho cercato il più possibile di armonizzarli, di renderli il più possibile un unico film, anche se ogni volta che lo vedo io continuo a vedere tre film. E beh, questo sì, però questa è una cosa. Quindi enucleeresti un... Sì. Il melodramma. Ora che l'ho visto stasera ho capito tante cose. Lo trarresti sarei... fuori. Ma no, sai, adesso parlo fuori, anche fuori dai denti, tanto ormai il film è finito. Invece funziona così perfettamente. È andato anche male, quindi posso anche farlo con la disillusione di chi non ha più nulla da perdere. Sì, devo dire che... diciamo che una falciata la prima parte la dire, è che non si può fare perché alla fine non si può fare, si può fare perché è nella natura di questo film essere, però io quando l'ho visto anche stasera, se la storia d'amore arrivasse 10-15 minuti prima sarebbe stato meglio. Però cioè, il malessere spirituale, il malessere, non siamo d'accordo qua, eh? No, non siamo d'accordo. Allora possiamo fare un puoi spegnere la telecamera perché devo dire una cosa, poi lo riaccendi. Grazie. Quindi stai postulando che lo spettatore dobbiamo possa chiudere, modificare il film, eh? No, però visto che modificare. Ci incontriamo, parliamone, cioè, nel senso, non è che per forza devo stare qui a dire io va bene, mi ci starò cacciando. A questo punto la curiosità, siccome lo spillogo è dedicato alla doppia vita di Veronica di Jaslowski. Sì, c'è la doppia vita di Veronica. Posso dirti una cosa, però a me ricorda più, non so se le scene andalù. Sì, però l'occhio che fa così sembrava. Okay, però no, quando lei si passa la fede su Loira e Jacob, si passa la fede sull'occhio. Ah, certo, però quando l'ho visto pensavo scendere, però che okay, perfetto. Jaslowski, la doppia vita, sì, di Jaslowski. C'è un omaggio. Allora, questo film, tra i tanti suggestioni, nessuno l'ha accolto, e per fortuna, però La doppia vita di Veronica è stato un film che a me è piaciuto moltissimo, e poi quando scrivevamo il film a casa nostra, lì con Malina, io avevamo una parete dove scrivevo il film, una parete lavagna, dove adesso non abbiamo più in quella casa, però dove scrivevo sul muro il film. Così lo vedevo, e c'era una parte di questa parete dove c'era scritto una frase del film che chiamavo proprio Jaslowski, che è la parte in cui lui scopre che esiste un'altra e la segue di notte e la incontra nel tram. Quell'immagine è Jaslowski quando si biforcano le due vite nell'autobus di notte. Sì, vabbè, però sì, pensavo molto a Jaslowski, a quel film. Sì, la doppia vita. Ok, grazie. Grazie. Grazie.